Marco, grazie a tutti quanti voi, grazie a Sandra, Di Felice e a Loris Di Giovanni, oltre che agli intellettuali che accompagneranno questa presentazione, al bravissimo direttore emerito della Biblioteca dell'Aquila che avete appena sentito, Walter Capezzali, io preferisco esaltarlo in questa veste di emerito con merito, e poi naturalmente al prorettore della nostra Università d'Annunzio, ordinario, solido e consolidato di storia, il professore Trinchese, che tanto ha fatto per la ricerca storica e anche per la promozione della cultura dei territori, anche il mio amico personale Stefano Trinchese. Qual è il valore di questo libro? Io provo a volgarizzare. C'era bisogno di un libro di questa fatta? La prima domanda che io mi faccio quando presento un libro, partecipo, è la domanda di senso che nei tribunali si fanno gli avvocati. Il suo contrario, il contrario della presenza del libro, era sufficiente? Un libro pubblicato ha come suo contrario l'assenza del libro. Potevamo noi ancora essere senza riflessione documentale sul nostro passato? Io per questa ragione ringrazio Sandra Di Felice, che non è accademica dei licei, non ha un contratto all'università, ma soltanto una grande passione, un legame forte con questa terra e poi il rigore della ricerca dei documenti. Io ho scherzato nei giorni passati con mia madre, voi sapete che ho un rapporto molto dialettico con mia madre, ho detto: Sandra Di Felice e Loris Di Giovanni hanno fatto un lavoro che è l'esatto contrario di quello che a volte nei paesi si porta avanti con lo sciocchezzare delle parole a proposito del passato. Del passato nei paesi si fanno dei disastri, perché la memoria collettiva ha bisogno ogni tanto di infrastrutture, come delle guide, dei guardrail, altrimenti accade come ad un cittadino di Lanciano che pensava che suo zio avesse fatto la Torre Eiffel. Certo, Franco, d'amico di Lanciano, era convinto che suo zio, tenete conto che l'arco di vita di due generazioni non arrivano a coprire la data di natalità progettuale della Torre. Per fare in modo che non si sciocchezzi proprio, che non si realizzi uno sciocchezzare, c'è bisogno di ricerca documentale, i documenti, la solidità dei documenti, la verità dei documenti. Si tratta di curvarsi come curva il contadino quando cerca il massimo della produzione dalla terra. E questo hanno saputo fare questi due cittadini. Io riconosco più merito a Sandra che a Loris, perché Loris ha una sua tradizione, diciamo, di pubblicazioni, di passione anche letterale. Sandra si è sollevata dalla sua dedizione quotidiana lavorativa, ha tolto del tempo e lo ha donato per fare questo lavoro. Evangelicamente, Don Daniele, vale di più. Don Davide, chiedo scusa, Don Daniele, perché ieri sono stato a lungo con Don Daniele all'Aquila, a San Bernardino, e quindi mi ha riempito di sé tutta la mia memoria. La nostra Sandra si è sollevata, ha preso del tempo e lo ha donato per fare questa ricerca, che a mio avviso ha la forza di essere un grande punto di riferimento. Detto questo, per cui facciamolo un po' tutti nelle direzioni quando abbiamo la voglia di lavorare sui documenti. Qual è il significato di questo libro? Non è vero che noi siamo stati una comunità che ha soltanto donato forza fisica, che a un certo punto era un fiume carsico, invisibile sottoterra, ricompare quando c'è da fare grandi opere di artigianato e poi scompare. Invece questa comunità ha dato i natali, e non perché c'è una differenza di valore tra coloro i quali fanno attività intellettuale e coloro i quali fanno attività artigianale o manuale. Tutti hanno valore, tutti. Tutti hanno valore, soprattutto quando c'è questa identificazione di dedizione. Però a me non tornavano i conti quando io dicevo: ma quel palazzo che origine ha? E io sentivo un po' di sciocchezzare. Per esempio, il Palazzo Giusti ha una ragione per cui quel palazzo ha quelle caratteristiche, perché fa riferimento ad una famiglia che è innervata dentro il cognome dei De Sanctis in ragione di una forte parentela. I Giusti, che voi sapete, perché quel palazzo sta di fronte alla chiesa, già quella vicinanza racconta delle cose. È un palazzo ambizioso,
con materiali ambiziosi, costanze collocate in termini ambiziosi e sta di fronte alla Chiesa. È già uno svelamento di valore di urbanistica, starei per dire, dei ruoli sociali. Ma accanto a questo, Giovanni De Sanctis, chi è? Nasce nel 1809 e nasce da un giudice delle corti napoletane. Il padre era Don Giacinto. Don Giacinto era poi innervato sul piano delle sue parentele con un'altra famiglia significativa, che è la famiglia dei Ricciardone di Chieti, dalla quale famiglia ha preso origine un grande palazzo a Chieti che ha dato luogo alle migliori idee di quella città. È il palazzo che oggi ospita il Circolo degli Amici. Oggi è un luogo dove si sta bene. 100 anni fa era un luogo dove si producevano le idee per l'Italia. Oggi si fanno le cene, si fanno i concerti. 100 anni fa si seminavano le idee per cambiare lo stato delle cose. E questo cognome Ricciardone, oltre ad avere la proprietà di quel palazzo, quindi Ricciardone De Sanctis a Chieti, è il cognome che ha dato i natali ad un grande vescovo di Atri e di Penne, che ha generato la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata. Allora, vedete come esiste un filo rosso che lega le grandi questioni dei popoli, dei territori, delle comunità. E questo parlamentare che tipo di atteggiamento aveva? Prima di essere parlamentare è stato un autorevole avvocato. Un avvocato appassionato, capace di fare battaglie anche difficili, minoritarie. Si è messo a difendere la resistenza antiborbonica che si tenne in termini sanguinari a Penne contro i Borboni per la Restaurazione. Era contro la Restaurazione dei Borboni ed era per il cambiamento delle regole, delle produzioni istituzionali. Chi è che difende quelli che si erano messi in prima fila rischiosamente? È l'avvocato Giovanni De Sanctis. E per questa ragione viene scritto in un libro della magistratura penale del tempo. Viene ricercato, viene inseguito, viene anche reso oggetto di accuse che potevano formalizzarsi con le carceri. Viene a un certo punto dichiarato disperso con le qualificazioni giuridiche del tempo. Poi la storia si trasforma, diventa anche generosa, anche in ragione della nettezza di queste battaglie, che lui viene individuato come possibile parlamentare. Lui viene individuato come possibile parlamentare nel 1861, lo diventa parlamentare nazionale, battendosi contro i grandi cognomi di allora della città di Chieti e delle grandi realtà demografiche, perché guardate, l'Ettonopello era quella di oggi, fatti i debiti rapporti in proporzione. Però lui prevale rispetto alle grandi famiglie dei Mezzanotte, se non sbaglio. Giusto per dirvi che magari io di Mezzanotte conosco anche l'ultimo nipote, che è il sindaco revisore dei conti della fiera, ma voglio dire a voi chi sono i Mezzanotte a Chieti. Di fronte alla cattedrale di San Giustino c'è una bellissima casa un po' decadente, molto molto bella, anche se decadente, San Giustino, il tribunale, il municipio di Chieti, quel palazzo che sta a destra, sotto il quale ci sono dei bar, c'è un'edicola se non ricordo male, quella è casa Mezzanotte. Anche lì si ripropone il rapporto tra la cattedrale e di fronte chi ci stava? Di sicuro non ci stava, diciamo, il mio bisnonno, che era uno destinato a fare il lavoro manuale e materiale. Ci stava appunto una famiglia selettivamente selezionata per fare attività elevate nella società, che erano le attività probabilmente liberali. Ma la cosa che voglio dire all'Ettonopello in questo momento, ed è veramente il tratto, se mi permettete, di insegnamento educativo, vedo un giovane con la barba che di sicuro sarà un giornalista, e spero che lo sia un giornalista. Il livello di movimentazione mi fa pensare ad un giornalista, e spero che questo caratterizzi la sua attività. Qual è il dato di significato che voglio mettere in evidenza? Questo giovane parlamentare nato nel 1809, che ha 52 anni, fa il parlamentare, a 50, quindi c'è un punto di comunanza, che se spero che, insomma, io non debba replicare la sua morte a 65 anni, questa è la cosa che non è. Si dice che tutti gli anni che ho passato a difendermi dalle accuse mi dovrebbero essere abbonati, almeno quello vorrei. Sono 15 anni, quindi 65 più 15, 80, quasi li accetterei.
Ma la cosa significativa che mi viene da dire è: questo giovane parlamentare nato qui è quello che ha messo in piedi l'idea della Cassa di Risparmio di Chieti. La Cassa di Risparmio di Chieti nasce per la sua capacità di sollecitazione, cioè si accorge tra i primi che lo sviluppo del territorio avesse bisogno di credito, ed è quello che mette in piedi la società anonima di escavi, di escavazione. Allora si chiamava Lama, se non ricordo male, ed era la madre della Sama per quanto riguarda le attività di assunzione dal sottosuolo dei materiali che poi hanno generato quello che voi sapete e che ha dato i natali a tante attività contrattuali. Quindi allora non è vero che Letto Nopello ha dato soltanto braccia fisiche fondamentali in tutto il mondo per le attività delle miniere, per i fochini, per i nevieri. Questa lo voglio dire al professore Capezzali, al professore Stefano Trinchese e anche ai nostri due giovani studiosi. Letto Nopello aveva un mestiere dimenticato, che era il mestiere della raccolta della neve e della collocazione per ragioni commerciali della neve verso i mercati della parte bassa di Pescara, per conservare i cibi. Due sono gli elementi che conservano i cibi: il sale e la neve. A Diamante in Calabria hanno risolto il problema dell'alto costo del sale per conservare i cibi o dare valore ai cibi e sapore ai cibi sostituendo il sale con il peperoncino. La ragione del peperoncino calabro è questa: che il sale costava, l'alternativa è il peperoncino. Qui invece si pensò che l'altura di Letto Nopello potesse consentire lo scambio tra la bassa temperatura della neve, che diventava oggetto di scambio straordinario, anche questa è inventiva, tant'è che urbanisticamente le case contemplavano anche delle neviere. Il punto è: chi è che ha conservato le neviere sotto casa? Si possono ridurre le abitazioni soltanto al ricovero di coloro i quali ci vive, dimenticando tutta la storia passata? Io per esempio prendo su di me una lezione: c'è una casa martoriata a Letto Nopello, una casa martoriata da anni trascorsi, da passaggi generazionali, una casa che da sola dice tanto. E qui è arrivata anche la bravissima preside Dal Monte. C'è una casa martoriata a Letto Nopello che credo, insomma, corrisponda ad un pezzo di proprietà familiare che si rifà al cognome dei Marconi. Di fronte quella di Via Ladino, di fronte c'è la casa di Camillo, il muratore Giacchino, quella casa di fronte, quella lato sinistro, quella è una casa che è citata in termini di signoria, proprio di protagonismo, anche da D'Annunzio, per le sue esigenze di riposo, di coltivazione e di espressione sentimentale. Ecco, un'amministrazione comunale, quella di adesso, quella di prima, quella di domani, quella di da 20 anni a questa parte, da adesso a fra 20 anni, deve mettere in agenda come acquisire al patrimonio pubblico quella casa, perché dà significato di costruire le origini, perché non è vero che noi siamo Brecciarola. Brecciarola è un luogo dove ci sono molto facilmente gli sradicati, cioè gli sradicati sono quelli che vengono da lontano. Qui ci sono persone che, grazie a Dio, continuano a viverci anche venendo da passate generazioni. Ci sono gli stessi cognomi di tanti anni fa, ci sono qui. Ci sono i Di Pietrantonio, ci sono i Di Biasi, ci sono i Ferrante, ci sono i D'Alfonso e tutti quelli che voi sapete. È una comunità che anche Cesare Pavese valorizzerebbe per questo rapporto tra presente e passato. Però non è vero che il passato è neutro, se si ha l'esigenza di ricercarlo il passato. Chi ha fatto cosa nel passato e chi c'è stato nel passato ha segnato una storia solo locale o ha segnato anche una storia più ampia? Amici di questo luogo e di questi luoghi, noi non possiamo non tesaurizzare una personalità come Giovanni De Sanctis, che è stato avvocato, va bene, è stato avvocato battagliando sulle questioni degli altri, perché l'avvocato che battaglia per le questioni soltanto contrattualmente di suo interesse fa soltanto il suo dovere, ma un avvocato che battagliando per le questioni degli altri, rischiando la galera,
un santo. Nel Medioevo chi faceva proprie le questioni degli altri veniva sottoposto a beatitudine. Questo è un avvocato che, facendo l'avvocato e sposando le questioni degli altri che rischiavano la galera, ha appiccicato su di sé una condanna. E quindi vale oro. È talmente vero che ha saputo fare bene questo mestiere, che non sempre produce identificazione tra i problemi degli altri e la propria capacità, che si è candidato e ha vinto contro le espressioni della grande città di Chieti. Chieti allora, nel rapporto con gli altri comuni, era come Manhattan con Serra Monacesca. Cioè Chieti era Manhattan, aveva potenza, esprimeva tutto. Lui prevale e, andando a Chieti, insemina idee innovative, la Cassa di Risparmio di Chieti, quella società anonima che poi ha prodotto le attività di cui tutti quanti noi ci siamo beneficiati, insomma abbiamo goduto, perché ognuno di noi ha avuto un parente che ha lavorato all'Italcementi, prima si chiamava Sama, poi Sama Italcementi, e quindi sapete quello che sto cercando di dire. Qual è, e mi avvio alla conclusione, dopo di sicuro saprà cucire e valorizzare questo mio intervento con quello di prima e con quello che magari voi pensate, il professore Trinchese, che è un professionista accreditato da decenni, ha studiato molto la storia moderna e la storia contemporanea. Qual è il significato? Ha letto Nobello, il tempo per curare la pubblica opinione non c'è mai stato. Non ci sono stati i caffè Imperato di Pescara, l'angolo tra Corso Umberto e via, e Corso Vittorio Emanuele, dove bevendo il caffè si faceva la storia, si faceva l'opinione della storia. Qui la gente ha soltanto lavorato, e io a questa comunità dico molte volte grazie. E non significa neanche gonfiarsi il petto di orgoglio, perché dall'orgoglio coscientizzato può nascere anche il fondamentalismo, l'intolleranza, la supponenza di sé. Però non possiamo non sapere ciò che ci ha riguardato. Voi provate soltanto a concepire come l'innesto con la famiglia Ricciardone. Io oggi volevo invitare padre Natale, che è l'attuale guardiano dei passionisti, e farlo venire, perché guardate che quella chiesa, con la destinazione dell'insegnamento che evoca padre San Gabriele dell'Addolorata, quella chiesa, la storia educativa di San Gabriele, insomma sono, nella sociologia sarebbero delle istituzioni, l'insieme di San Gabriele e quella chiesa ha proprio la vocazione dell'accoglienza. La chiesa grande è figlia della chiesa storica. Il rapporto di composizione tra la chiesa storica di Isola del Gran Sasso e la chiesa grande, cioè, non poteva che nascere ed evolvere così, ma è straordinario che il vescovo di Atri Penne arrivasse a concepire una formula così estensivamente collaborativa. Io non vedo nulla di casuale quando, cioè, le idee vengono accompagnate, vengono quasi sottoposte a vita progressiva. È bellissimo. Io che da piccolo andavo cercando nelle botteghe degli artigiani di scavare a fondo che cosa fosse stato in passato e del perché qui non ci fossero cognomi come a Manoppello o come anche a San Valentino, come, sapete, gli Acquaviva hanno benedetto un po' tutti i territori abruzzesi, gli Acquaviva. Ho detto, ma può essere che qui non ci ha rivolto le attenzioni nessuno? Può essere che eravamo soltanto una colonia penale per scontare le pene, e dalle pene scontate nasceva lavoro, e però non si era neanche destinati ad un fine vita come la colonia penale di Pescara, che in ragione dell'acqua del fiume ogni tanto suonava la campana dicendo chi ci va poi perde la vita. Qui invece era una colonia penale tristissima, perché era una specie di lavoro forzato dell'America punitiva. Invece ci accorgiamo, per mano generosa di Sandra Di Felice, di Loris Di Giovanni, che esistono delle punte che non sono cresciute per se stessi. Io vi farei dei nomi. Ci sono stati dei parlamentari e degli avvocati in Abruzzo, importanti, che però sono cresciuti per se stessi. C'erano delle stalattiti che pensavano a se stessi. Questo signore, Giovanni De Sanctis, di cui dovremmo capire chi sono i discendenti, e spero che non parta una rincorsa ad assegnarsi il cognome,
tutti i De Sanctis hanno pari nobiltà, anche quelli senza la C, tutti i De Sanctis. Però la cosa che dobbiamo dire è che questo è stato davvero un gentiluomo. Io ho visto gli atti ufficiali della Camera dei Deputati, sono riportate 3 paginette, perché anche da quel punto di vista era figlio importante di una storia parlamentare minore, perché probabilmente non ha frequentato i circoli romani, perché anche lì c'era un giro di circoli. Anche a Roma c'era un giro di circoli per entrare nella rubricazione di quegli atti. Cioè, io voglio capire come è possibile che questo parlamentare è stato registrato come interveniente 3 volte durante i lavori della Camera, 3 volte su 4. C'è una bellissima, e concludo, commemorazione che viene fatta a Chieti quando lui muore a 65 anni, e se ne riconoscono tutti i meriti. Qui vicino, il più vicino parlamentare dopo di lui è Raffaele Paolucci di Orsogna, e poi c'è un altro parlamentare, spero di non sbagliare, non bacchettatemi, perché insomma vengo da una settimana di impegni mentali al Senato, spero di non sbagliare, c'è stata anche una figura politica importante a Bucchianico, aiutami, come si chiamava? Angelo Camillo De Meis. Comunque l'incarico e la dignità del parlamentare per questa zona l'ho avuto lui, e lui era anche molto amico di una serie di personalità che si muovevano tra San Valentino e Caramanico, poi ricostruiranno loro la giustezza dei cognomi. Insomma, era uno che non ha consumato il tempo della sua forza ripiegato su di sé, ma davvero è stato un professionista liberale. Io quando ho cominciato ad avere l'età della ragione ho capito che tra le professioni c'è una professione che si chiama professione liberale, ed è quella dell'avvocato. Io poi ho anche capito che molti avvocati vivono curvati su se stessi, anche nella contemporaneità, hanno paura di reagire rispetto alle prepotenze di una certa giustizia sbagliata, di una giustizia che per esempio mette in difficoltà il cittadino quando è sottoposto ad accertamenti. Io questo avvocato me lo rivedo forte, orgoglioso, battagliero, competitivo, capace di tirare la fune. Anche per questo mi piace che venga riconosciuto dalle giovani generazioni. Io con queste parole poche essenziali consegno all'Etnopello una curiosità su questa figura. Sappiate che noi dobbiamo riprendere a discutere. C'era anche un notaio, all'Etnopello. Ci sono innesti con la famiglia di grandi proprietà terrieri della parte di Via Pietrara, la donazione famosa di quella chiesa, della chiesa di San Pietro. Tutto si ricostruisce, così come in questo periodo nel quale si muove il nostro parlamentare, a Pescara si discuteva di una licenza scaduta delle terme di Caramanico tra il bisnonno di Pierangeli, un nonno di un illustre avvocato, che è l'avvocato, spero di non sbagliare, Zampelli, e poi il Leonelli, di cui tutti voi avete saputo. Il destino della collina di Caramanico è sempre stato un destino che ha avuto a che fare con lo sviluppo delle terme, il destino di questa zona sempre col sottosuolo e con lo sguardo di questo significato con la città di Chieti. Allora, io spero di aver scrutato, scosso un po' della vostra curiosità. Spero che il libro finisca nelle mani dei presenti e anche dei figli, dei nipoti dei presenti. Consegno, togliendo il mestiere a Marco Presutti, la parola al professore Stefano Trinchesi affinché esalti ulteriormente lo sforzo editoriale e anche il profilo da conoscere di questo nostro concittadino, Giovanni De Sanctis.